del Salento e in questo si inquadra la mia ricerca scientifica. Anzi, permettetemi di salutare alcune delle mie studentesse che ho visto essere online e che sanno che una parte dei miei corsi negli ultimi anni è stata proprio dedicata a cercare di ricostruire una storia al femminile. Che spero di riuscire a spiegare per il suo significato e per la sua portata attuale. Il significato di questo mio intervento oggi vorrei spiegarvelo a partire dal titolo. Se posso, condividerei lo schermo, perché ci sono alcune immagini che vorrei farvi vedere. Non so se riesco in questa maniera. Ecco, sì, perfetto. Spero si veda. Il titolo fa riferimento a Ifigenia, Polissena e le altre. Ifigenia e Polissena sono due personaggi, come forse alcuni di voi sapranno, che hanno popolato il mito greco dalle due opposte sponde della guerra che vede contrapposti i greci e i troiani. Ifigenia, la figlia di Agamennone, il capo dell'esercito troiano, che viene sacrificata perché la spedizione militare contro Troia possa aver luogo, e Polissena, la figlia di Priamo, il re di Troia, che viene scannata come un animale sacrificale sulla tomba sulla pira del vincitore, come omaggio all'estremo della sua città, del sangue dei vinti al sacrificio dei vincitori. E quell'immagine che vedete in sottofondo sullo schermo è una delle più famose illustrazioni, l'Idria Vivenzio è l'oggetto che la riporta, una delle più famose illustrazioni della Iuperzis, cioè la presa di Troia, quel momento in cui questo evento mitico si concentra nella violenza esercitata sulla città vinta, la città di Troia, attraverso lo stupro, lo vedete in primo piano, lo stupro di Cassandra che si tiene abbracciata all'immagine della dea, non riesce perciò ad avere comunque pietà. L'aggressione, l'uccisione dei bambini che costituiscono le altre immagini che vedete qui e soprattutto le figure femminili ci raccontano di un tipo di aggressività che colpisce le donne. È un fatto che partecipa, che lascia partecipare tutti in quanto ha una dimensione epica e ripercorso poi nelle immagini delle tragedie, è diventato un pezzo della nostra memoria culturale. Eppure, da queste immagini di violenza sulle donne, sulle eroine del mito troiano, da qualsiasi parte della barricata stessero, la storia non impara e anche noi, come fossimo mitridatizzati dal veleno della violenza sulle donne, non la vediamo come violenza sulle donne, la vediamo come immagine della guerra che si abbatte su una comunità. In realtà, nel cominciare da queste eroine, io vi dico che voglio raccontare invece delle altre. Le altre a cui faccio riferimento, le donne vere, la teoria infinita di donne reali che senza nome, senza presenza o anche ricordate dalla storia, hanno segnato
quel percorso costante di violenza che è peculiare nella storia, perché non è la comune violenza di cui è intessuto tutto quanto il percorso degli uomini, è fatta contro le donne perché sono donne, perché Ifigenia viene sacrificata in quanto fanciulla, in quanto elemento debole del suo oikos, della sua famiglia, sacrificabile. Polissena viene uccisa e le sue sorelle e cognate vengono stuprate in quanto femmine del perdente. E questa è una violenza specifica che viene in qualche modo incorniciata dal racconto mitico, ma incarnata nelle storie di infinite donne, donne greche, donne di diversa cultura, ed è stato importante per noi negli ultimi anni, a partire dagli anni 80 del Novecento, si è incominciato a voler scrivere una storia delle donne, anche nel mondo antico, si era cominciato da altro per tempi più recenti, ma anche nel mondo antico si è voluto guardare a una storia delle donne difficile da scrivere perché non c'erano fonti, non c'erano documenti e non possiamo prendere l'Iliade come un documento o il mito come un documento per raccontare la storia. La difficoltà per noi è trovare percorsi alternativi, documenti alternativi che raccontino una storia che non viene vista. La storia delle donne in generale, che viene in qualche modo messa sotto traccia dal racconto della storia, delle vittorie, delle sconfitte, delle conquiste dell'uomo. Ma la difficoltà ancora, maggiore, se volete, è quella di metabolizzare, anche per noi, il fatto che questa storia delle donne sia soprattutto un'esperienza in cui la violenza subita è una costante. E metabolizzarlo senza rivendicare una a posteriori una giustizia che non ha senso chiedere alla storia, senza volersi sentire vittime, ma per comprendere e per interrompere quel flusso di violenza, appunto, di negatività contro le donne, che è varia, che si ripete, che attraversa i secoli, che attraversa le società, per quanto diverse siano, e trasversalmente arriva fino a noi praticamente intatta. Che tipo di violenza? Una violenza che è quella di qualsiasi società patriarcale, se volete, o società gerarchica fondata sulla supremazia maschile, in cui l'ammutolimento, la diminuzione valoriale, la mancanza di riconoscimento, di autonomia in sé, del valore della donna in sé, del suo lavoro, della sua produttività, ha costellato dall'Occidente fino all'Oriente la storia umana. Comprenderlo nei greci, dai quali la società occidentale si aspetta un modello di civiltà, è comprendere un elemento che ci accomuna a tante donne di altre parti del mondo, a tante società che consideriamo non sviluppate e che hanno in atto questo tipo di processi di diminuzione del valore delle donne. C'è una violenza che è fatta come è fatta oggi, il racconto della moglie di Alcibiade, l'uomo ateniese più famoso della seconda metà del V secolo, un esponente della democrazia, un
personaggio sicuramente importantissimo per la società e per la Grecia classica, che si può permettere di essere pestata in pubblico, attraversa l'agorà, trascinata per i capelli dal marito soltanto perché vuole divorziare da un uomo che la tradisce, che sperpera il suo denaro, che non ha alcun rispetto di lei. Questo è legale nell'Atene del V secolo, nell'Atene modello della democrazia che noi immaginiamo oggi essere per tutti. E non è così. Imparare questa parte della storia serve, così come imparare la storia della violenza simbolica, di quella manipolazione della ideologia, della coscienza femminile fatta attraverso il quotidiano, fatta attraverso l'educazione che fa, come insegna Bourdieu, delle donne le conservatrici, le custodi di comportamenti sociali che sono quelli stessi che le mettono al fondo di una gerarchia di valori. Ma al di là della violenza di vari tipi che noi troviamo nella storia, di cui ovviamente io non posso parlare qui, oggi volevo mettere a fuoco la violenza che vedete in queste immagini, la violenza cieca, quella che chiamiamo del branco inferocito, la violenza del maschio predatore, quella che si abbatte sulle donne perché corpo, perché grembo del nemico, perché altro dall'uomo che le aggredisce e al tempo stesso simile, minore, se volete. La violenza che racconta, per esempio, di un personaggio molto famoso, siamo in Sicilia, e almeno io sono in Sicilia in questo momento, racconto della storia di Siracusa, che alla fine del V secolo, nel 405, vede sorgere l'astro di un personaggio importantissimo, Dionisio I, che diventerà signore della città, ma anche signore di tutta la Sicilia e di parte dell'Italia meridionale. Questo personaggio aveva fatto un matrimonio di convenienza, si potrebbe dire un matrimonio politico, sposando la figlia dell'esponente del partito conservatore a cui di fatto apparteneva, che era morto da poco, e quindi ereditandone in qualche modo il ruolo. E come Plutarco, nella vita di Dione, ci racconta, uno squarcio soltanto nella vita degli uomini famosi è un'immagine come questa. Dal momento che la sua tirannide non era ancora consolidata, il potere cioè di Dionisio il Vecchio, i siracusani si ribellarono e usarono sulla persona di sua moglie violenze così terribili e oltraggiose che ella si diede volontariamente la morte. La storia nascosta dei grandi uomini è fatta anche di questa reale violenza esercitata sulle donne. Volevo concludere, non so se ne avrò il tempo, con il racconto di altra violenza fatta su donne e bambine che venivano considerate come non soltanto appunto oggetto facile di violenza, ma simbolo dell'avversario, elemento che colpisce il nemico. Allora, il motivo per cui è importante cercare, raccontare queste storie di violenza sulle donne è non perché questo possa servire ad esempio alle donne yazide oggi che hanno subito gli stupri contro la loro cultura, la loro religione nel quadro della Siria assassinata dalla guerra dell'ISIS. La ragione per cui serve raccontare questo
queste vicende nella storia non è per l'immediato, ma per comprendere lo specifico seme di una violenza maschile che si esprime come un ulteriore ricarico alla violenza della guerra, che è esercitata su quei corpi, perché sono corpi di donne, che scatena un elemento che indubbiamente è nel codice di molte società. Ma è un elemento culturale e come elemento culturale può essere inquadrato e combattuto. Serve cercare una storia delle donne vittime di violenza nella storia, anche a far sì che le donne non si sentano sole nel tempo come nello spazio. Serve per far comprendere che se questo è avvenuto nel tempo, la violenza che subiscono le donne oggi non è colpa loro. Non è qualcosa che dipenda da una ragione immediata, contingente, dalla religione, dalla bellezza, dalla razza. È una violenza cieca dell'uomo contro l'altro da sé, contro l'altra parte del cielo, se volete che usi una formula abusata, una parte fragile che in qualche modo va attaccata e che rappresenta un tipo di violenza che noi non siamo riusciti ad estirpare dalla nostra società. E io credo, per concludere, perché temo che il tempo a mia disposizione sia finito, la nostra generazione, la generazione non soltanto mia, ma delle ragazze che sono giovani, studentesse che ho di fronte, che ho accanto nel mio lavoro, è chiamata, e in questo più ancora di altre generazioni, penso a quella del femminismo che ha fatto la lotta per la liberazione del corpo della donna, è chiamata al compito di essere spartiacque di questa consapevolezza, che più ancora di altre componenti fragili di tutte le società, i diversi, i poveri, gli omosessuali, le donne da sempre subiscono istituzionalmente, naturalmente, quasi che fosse immediato, una violenza non vista da nessuno. Diverse forme di violenza è il meccanismo, è ora di vederlo, è ora di insegnare che c'è, è ora di spezzarlo. Permettetemi soltanto di concludere questo percorso allora con il ricordo di tre vite di donne spezzate da questa violenza della storia. Siamo nella Siracusa del III secolo avanti Cristo, e Tito Livio ci racconta di come una madre e le sue due figlie vengono uccise perché rappresentano parte della famiglia del tiranno e soprattutto rappresentano la radice della regalità che veniva trasmessa in qualche modo al femminile. Questa madre, mentre ancora sta parlando, cercando di convincere gli aguzzini che non uccidano sugli altari lei e le sue bambine, mentre ancora sta così parlando, l'hanno già strappata via dai penetrali, la trucidano e poi si scagliano sulle giovinette spruzzate del sangue della madre. Esse uscite di sé dal dolore, per la paura, insieme, come impazzite, si slanciano fuori dal sacrario in una corsa che, se fossero state libere di trovare scampo in strada, avrebbero riempito di scompiglio la città. Anche così, pur chiuse nel grande spazio della casa, riuscirono un po' di volte a sfuggire senza avere riportato ferite tra i tanti armati che si frapponevano, e si liberarono di coloro che cercavano di tenerle, benché si dovessero svincolare da tante e tanto forti mani, infine spossate per le ferite,
dopo aver riempito di sangue ogni cosa, caddero senza vita. Le bambine del 214 a.C., le bambine di oggi, cadono per una violenza che è fatta contro di loro, perché sono donne e non dobbiamo far fingere che questo non sia vero. Grazie e lascio la parola. Grazie.